girl stands on the outskirts of town. She makes beautiful noise, but sticks to her frown. Si è svolto il 25 aprile presso lo stadio Madonna delle Grazie a La Terza, l'evento più atteso dell'anno, la seconda edizione di La Terza in Volo. Tante sono state le novità che hanno avuto inizio dalle 9.30 di mattina: il tiro con l'arco, le giostre, i gonfiabili, aquiloni in volo. Lo stadio ha inoltre ospitato esposizioni di deltaplani e in più sono state attrezzate aree per il picnic. Una giornata organizzata dai ragazzi del CEA Parco delle Gravine, con il patrocinio del Comune di La Terza e della Consulta delle Associazioni, e in collaborazione con Team Amici del Vento di Martina Franca, Turismo in Volo e la cooperativa Lavoro e Progresso. Insomma, un bellissimo momento di aggregazione per i bambini, i ragazzi e le famiglie. Alzate gli occhi al cielo e ammirate gli aquiloni volteggiare nell'aria. Questo evento organizzato dal CEA Parco delle Gravine insieme agli Amici del Vento di Martina Franca, il team Amici del Vento, insieme a Pietro Natile di Turismo in Volo di Ginusa e con la partecipazione dei paracadutisti pugliesi da Lecce, sono venuti da Lecce, tanti aquilonisti, gruppi vari di aquilonisti, ci sono... organizzato diciamo con il contributo e il patrocinio del Comune di La Terza, della Consulta delle Associazioni, con la partecipazione della cooperativa Lavoro e Progresso. È una grande festa, ci sono tante attività in questa giornata, c'è dalle attività aquilonistiche di volo ad arrivare alla teleferica, al tiro con l'arco, a gonfiabili, giostrine con le molle. Insomma, aquiloni, stand, anche dimostrazioni e stand con modellismo di aerei ed elicotteri. Siamo il via a quelle che sono le tante attività del Centro dell'Educazione Ambientale che continueranno diciamo, con tante escursioni ed altre cose e fino ad arrivare poi a quest'estate, con la terza estate, all'interno del quale ci sarà Svilupparco, l'evento principale del Centro dell'Educazione Ambientale con tantissime attività. Vi aspettiamo. Grazie Just TV. È stato un onore per noi patrocinare questo evento ancora una volta quest'anno, La Terza in Volo, un evento straordinario che mette insieme bambini, famiglie, la comunità laertina e non solo, ci sono tanti forestieri. In questa splendida giornata che festeggia la liberazione, il 25 aprile, La Terza è riunita qui nel campo sportivo a festeggiare con gli aquiloni.